Salve a tutti, sono Mattia per l'amiche più intime Mattioschi e sono qui quest'oggi per parlarvi del film dei Fantastici 4, per l'esattezza dell'ultimo film dedicato al quartetto, quello diretto da Josh Trank e che è stato demolito da critica e pubblico praticamente dovunque, praticamente a livello internazionale. Finalmente sono riuscito a recuperarlo, avevo già fatto un video su questo lungometraggio sventurato, trovate il link in descrizione, in cui mi lanciavo in teorie, supposizioni su quello che sarà il futuro di questo brand disastrato e disastroso. Ma adesso concentriamoci sul presente, perché per l'appunto sono riuscito a vedere i Fantastici 4 con una prassi, con una modalità diversa da quella che utilizzo di solito per guardare film che aspetto da tanto tempo. E per la precisione, quando esce un film supereroistico, di solito io mi lancio al cinema più vicino il giorno stesso dell'uscita per vederlo il prima possibile e poi darvi le mie impressioni, magari sulla pagina Facebook con un video ad hoc. Invece, per quanto riguarda i Fantastici 4, ho aspettato perché appunto ero pesantemente scoraggiato dalle recensioni che erano arrivate oltreoceano. È una cosa sbagliata da fare perché una persona si deve formare una propria opinione personale senza ascoltare gli altri, cioè magari recepisce qualche suggerimento, però in ambito artistico, secondo me, una cosa deve essere esperita prima di essere criticata, e infatti l'ho esperita, l'ho guardato il film, però inizialmente mi sono fatto frenare e poi parlando con amici mi sono fatto più o meno spoilerare tutto. E sono arrivato alla visione già preparato, nel senso che la mia mente era già pronta, conosceva già a menadito tutti i difetti, tutte le aberrazioni che si sarebbe trovata di fronte. Quindi, in un certo senso, ho assistito alla visione un po' anestetizzato. E devo dire che in quest'ottica il film è sì brutto, ma non così brutto come l'hanno dipinto tanti. Però, appunto, ricordatevi quello che vi ho appena detto, è stata una visione un po' particolare. Io sapevo già cosa aspettarmi, quindi la mia mente era anestetizzata per quanto riguarda i difetti, invece propensa a cercare lati positivi, se ce ne fossero stati, lati positivi come, ah, ma guarda, in quella scena lì l'attore è pettinato particolarmente bene, perché non ci sono molti elementi positivi evidenti in questa pellicola, bisogna cercarle col lanternino. Però, più che incazzatura vedendo i Fantastici 4, ho provato un po' di tristezza, perché questo non è il film che avremmo dovuto vedere. È evidente che a un certo punto della lavorazione ci sono stati dei dissidi tra il regista Josh Trank e la produzione. È evidentissimo, si denota un sacco. A un certo punto del film è praticamente tagliato in maniera nettissima, non sappiamo cosa accade. A un certo punto sono tutti difetti che adesso vi elencherò nel dettaglio, perché appunto mi riesce più facile parlarvi dei lati negativi rispetto a quelli positivi. E siccome almeno quando faccio questi video mi piacciono le cose facili, partiamo dai difetti. Parto subito dicendo che trovandomi al cospetto di questo film mi sembrava di essere davanti a una pellicola di quelle che vanno in onda nel sabato pomeriggio di Italia 1 per il ciclo Fantastiche Avventure, perché è stato investito un budget ingente per la realizzazione di Fantastic Four, ma davvero mi sembrava di vedere un film a medio-basso budget, un film prodotto per la televisione. È tutto molto piccolo, tutto molto ristretto, non ci sono mai scene impattanti che magari mostrano una certa folla. Non si ha la percezione di stare assistendo a qualcosa che avviene in un mondo vasto ed esplorabile. Sembra di trovarsi per l'appunto in dei set prefabbricati, in degli scatoloni da cui i personaggi non escono mai. È una strana sensazione, ma davvero mi è sembrato di assistere ad un film per la TV. Il difetto più grosso, però, e ce lo togliamo per primo perché alla fine è quello fondamentale che influenza anche tutti gli altri di riflesso, è la struttura narrativa fatta con il culo, e qui si vedono proprio i dissidi che hanno flagellato la lavorazione del film, perché ogni buona storia, dalle più grandi alle più piccole, anche le barzellette che raccontate agli amici, anche gli aneddoti che raccontate sempre ai vostri amici, o magari il racconto della giornata di scuola che fate a vostra madre, hanno un inizio, uno svolgimento e una fine. Sono tre parti fondamentali, sono obbligatorie anche nelle improvvisazioni a scuola di recitazione, giusto per darvi un'idea. Anche il più piccolo sketch deve avere un inizio, uno svolgimento, una fine. Ebbene, in questo film l'inizio dura
i tre quarti della durata complessiva del film, e poi lo svolgimento e il finale sono rannicchiati, sono lì accatastati in 20 minuti alla fine. Cioè, per tre quarti del film vediamo un inizio che però non accelera mai, non accelera mai, è tutta presentazione dei personaggi, è tutta presentazione della situazione iniziale, poi quando succede finalmente qualcosa che dà il via alla trama vera e propria, ci accorgiamo che mancano 20 minuti al finale. Cos'è successo? Secondo me, per l'appunto, il film è stato tagliato con l'accetta. Io tutta la parte iniziale l'avrei accettata di buon grado se il film fosse durato 3 ore, ma siccome dura 1 ora e mezza, il tempo restante è troppo poco, la minaccia finale del dottor Destino viene liquidata davvero in una maniera a dir poco frettolosa. Neanche ce lo presentano in quanto dottor Destino, che è già stato sconfitto. Davvero una struttura narrativa fatta con il culo e di conseguenza costellata da scelte assolutamente demenziali che vedono protagonisti per l'appunto i personaggi principali del film. Sono scelte talmente demenziali che quello che dovrebbe passare come lo stronzo, come il cattivone della situazione, passa invece come la persona che ha più senno lì in mezzo. Perché tutte le cose che dice, anche se le dice con un ghigno satanico e masticando una cicca, sono cose che direbbe qualsiasi uomo dotato di un minimo di raziocinio. E invece no, i personaggi gli vanno contro. E appunto noi spettatori dovremmo vederlo come, sapete, lo stronzo industriale di turno che c'è in quasi tutti i film di questo stampo. Purtroppo questo non accade, anzi, io mi sono ritrovato a pensare: cavolo, ha ragione però, ascoltatelo. La scelta, la decisione che a un certo punto i personaggi prendono, decisione che li condurrà dritti dritti all'incidente che donerà loro i poteri e quanto di più demenziale, assurdo io abbia mai visto, davvero non ha il minimo senso logico, non c'è la minima ragione per cui lo spettatore riesca a comprendere i procedimenti mentali che portano i protagonisti a prendere una decisione così senza senso. Quasi, quasi lo, almeno io in particolare, quasi ho goduto a vedere l'incidente, a vederli disperarsi per la minchiata che avevano fatto, e non credo che questo dovesse essere l'effetto voluto. Anche Destino, no? Ritorniamo su questo personaggio che forse è un po' il simbolo di tutti i problemi che affliggono il film. Perché diventa cattivo? Non si capisce, non fanno in tempo a presentarcelo, come ho detto prima, che già viene liquidato e non capiamo perché fa quello che fa, non lo capiamo assolutamente. E intendiamoci, a me la caratterizzazione pre-trasformazione, quando è ancora Victor, è anche abbastanza piaciuta. Dico piaciuta nei limiti perché tutti i personaggi sono assolutamente abbozzati, sono caratterizzati in una maniera superficiale che per l'appunto non ci permette di entrare in empatia con loro e di capire le ragioni di quello che fanno. Quel poco che si vede a me non è dispiaciuto, bene o male i personaggi sono quadrati, sono centrati, però si fermano davvero a una patina superficiale, e quindi questa cosa è un ulteriore motivo per cui allo spettatore non frega niente, ma davvero nulla di quello che vede sullo schermo. Anche le loro relazioni sono buttate lì, sono abbozzate, mai più riprese. I Fantastici Quattro dovrebbero essere un gruppo unito, dovrebbe essere una famiglia, e invece i personaggi tra loro parlano a malapena. Non c'è alcun tipo di rapporto tra la Torcia Umana e Reed. La relazione amorosa che dovrebbe coinvolgere Reed e Susan è praticamente inesistente. Si scambiano dell'occhiato ogni tanto e finisce lì. E soprattutto un altro dei rapporti su cui addirittura a un certo punto la pellicola prova a focalizzarsi, ovvero quello tra Reed e Ben, non funziona per nulla, non c'è alcun investimento emotivo da parte dello spettatore. Cercano di approfondire le dinamiche tra Ben e Grimm, ma lo fanno a un certo punto tra Ben e Grimm, tra Reed Richards e Ben Grimm, pardon, ma a un certo punto lo fanno in maniera davvero stupida e non si capisce quali siano le dinamiche che portano il loro rapporto per l'appunto evolversi in un certo modo. Non si capisce nulla. Hanno tagliato, credo, e me lo auguro, perché se la sceneggiatura era così originariamente dovrebbero licenziare lo sceneggiatore, perdonatemi, ma si capisce proprio che secondo me hanno tagliato un sacco di roba e non ne comprendo il motivo, sinceramente.
Ma ritornando al rapporto tra Reed Richards e Ben Grimm, e non tra Ben e Grimm, come ho detto prima, anche se sarebbe una dinamica interessante, comunque, tornando al rapporto tra Reed e Ben, a un certo punto c'è una scena che presuppone uno scontro fisico tra i due, e io ero lì a sfregarmi le mani dicendo dai dai che arrivano un po' di botte da orbi, e invece non succede una beniamata mazza, perché un altro dei difetti di questo film è l'assoluta mancanza, tranne che per 5 minuti, che vanno via come il vento, di scene action, di scene spettacolari. E per l'amor del cielo, io non sono uno che non apprezza un film se non ci sono scontri ed esplosioni ogni due per tre. Anzi, ma questo è un film sui Fantastici 4. Mi vuoi far vedere bene i poteri di questi quattro pezzenti? Mi vuoi far vedere che picchiano il cattivo? Invece, assolutamente no. Ho detto invece tante volte per sottolinearlo, così come sottolineatura. E questo Fantastic Four è pieno di occasioni sprecate, per l'appunto le scene action che potevano essere dilatate. Di nuovo il Dottor Destino, scusate se batto su questo punto, ma a me a livello estetico è anche piaciuto, cioè non sono rimasto particolarmente sconvolto dall'aspetto un po' traballante che ha. Me lo sono fatto andare bene, perché forse grazie all'interpretazione dell'attore è comunque abbastanza di presenza, è comunque abbastanza carismatico, ma è sfruttato davvero con il buco del sedere. Anche la zona negativa ha un forte impatto visivo e ci sono troppe poche scene all'interno di essa, anche quell'ambientazione lì, che forse è la migliore del film, viene sfruttata davvero male. E ci sono cose sfruttate male perché comunque di spunti un po' rilevanti, di spunti potenzialmente positivi, il film ne ha. Ad esempio, secondo me, il tono è azzeccato, il tono che volevano dare, l'impronta che volevano dare a questo reboot di Fantastici 4, un tono cupo, ma non troppo dimesso, perché comunque ci sono delle scene che provano ad essere divertenti, ci provano riuscendoci a stento. Mi è piaciuta la rilettura in salsa Ultimate dell'intera pellicola, e qui rispondo un po' alle critiche di quelli che dicevano: ma sono troppo giovani, ma dove è finito il viaggio nello spazio? Essendo un reboot, non potevano proporvi quello che avevano già proposto nei film di Team Story. Quindi basarsi sulla versione Ultimate dei personaggi ci stava. Peccato che l'abbiano fatto di merda. Per quanto riguarda il viaggio nello spazio, quelle origini dei Fantastici 4 erano stati scritti da Stellì in un periodo in cui le esplorazioni in orbita, le esplorazioni spaziali erano un argomento sulla bocca di tutti. Adesso, francamente, non è più così. Sarebbe risultato anacronistico proporre ancora un incidente di tipo spaziale. Secondo me è stato meglio, una delle poche decisioni assennate, concentrarsi sull'esistenza di questa realtà parallela dove potenzialmente c'è una fonte di energia che potrebbe tornare utile al nostro pianeta che sta un po' morendo. E lo sappiamo tutti. Ho apprezzato, devo dire, anche il casting. Secondo me gli attori sono azzeccati. L'unica che proprio non mi ha detto niente è stata Kate Mara, ma del resto non è che si trovava a lavorare con un personaggio memorabile, anzi forse è il più piatto di tutti. E anche qui la torcia umana di colore, a me Michael B. Jordan piace, mi ha convinto. Mi ha convinto nei pochi momenti in cui lo fanno brillare, poraccio. Quindi, se avessero sfruttato maggiormente tutte le occasioni sprecate che vi ho così accennato di sfuggita, perché non posso stare qui a fare una trattazione di 3 ore, non finirei più perché il film è davvero pieno, pieno di cose che non vanno. Se avessero sfruttato meglio quelle occasioni e valorizzato ulteriormente questi pochi punti positivi che vi sto snocciolando, secondo me avremmo potuto trovarci di fronte quantomeno un film carino. Perché comunque la trama di base, diciamo che funziona, tralasciando le scelte imbecilli dei personaggi, quelle andavano cambiate, ma la trama di base, se strutturata in una maniera narrativa coerente, senza soffermarsi per tre quarti della durata della pellicola sulla presentazione, una presentazione di personaggi che poi non serve a niente perché sono piatti come fogli di carta velina, ma fosse stata una normale trattazione di una sceneggiatura con un inizio, uno svolgimento e una fine, il film, come vi ho già detto, sarebbe risultato, secondo me, godibile. Ed è un peccato, un peccato. Io non riesco ad incazzarmi con questo film. Mi
Mi intristisco e basta perché è un'occasione sprecata e io compiango un po' quelli che godono vedendo che questo film è andato a scatafascio perché loro sono fedeli, sono i Marvel Studios, perché un film di supereroi di merda è una sconfitta per tutti noi che crediamo in questo genere, per tutti noi che ci nutriamo di questo mondo fantastico. Noi dovremmo augurarci che ogni film dedicato ai supereroi sia bello, sia divertente, sia godibile, ed è per questo che rinnego anche la battaglia tra Marvel e DC. Ma uno non può apprezzare entrambe, uno non può andare al cinema propenso a vedere un bel film, sia nel caso di Civil War che di Batman, di Superman, ma questo è un argomento che forse affronterò in un altro video perché è molto interessante, molto interessante. Comunque, chiudendo un attimo, per l'appunto il film è brutto, ma sarà perché ero preparato all'inevitabile decadimento a cui avrei assistito. Non è così tanto brutto, secondo me. Gli darei un 4, 4 e mezzo, non 2, 1, come ho visto da altre parti. E per l'appunto, sinceramente, lancio lì una provocazione, non incazzatevi nei commenti, è il mio pensiero personale. Io, francamente, rivedrei più volentieri questo Fantastic Four rispetto ad Iron Man 3 e Jurassic World, perché qui sono partito senza le minime aspettative, sapevo già cosa mi attendeva, mentre Iron Man 3 e Jurassic World mi hanno prima ingannato, mi hanno ingannato con la campagna di marketing, con i trailer, Jurassic World a metà perché avevo già rilevato i punti problematici, però aspettavo quantomeno di uscire dal cinema divertito, mi hanno ingannato per poi mettermelo nel sedere di nascosto. E quindi io soffro di più a vedere Iron Man 3 e Jurassic World rispetto che a rivedere Fantastic Four. Però, ripeto, è una mia opinione squisitamente personale. Non prendetevela, Jurassic World è un capolavoro della moderna cinematografia, anche se pieno di trama, anche se pieno, pardon, di buchi di trama grossi così e di robe assurde. Ma ci ho già fatto un video a riguardo. Non l'avete visto? Recuperatelo, vi metto anche quello in descrizione. Shh, ma non ditelo a nessuno, non ditelo a nessuno, nessuno deve saperlo, a parte noi. Ma io ho finito di parlare, adesso tocca a voi. Ditemi nei commenti cosa ne pensate di questo film dei Fantastici 4, di questo Fantastic Four. L'avete visto? Lo trovate una merda apocalittica come tutti? O ritenete che ci fosse qualcosa, qualche spunto che poteva essere sfruttato meglio, qualcosa che può essere salvato in questo naufragio disastroso? Fatemelo sapere nei commenti, sono curiosissimo. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, condividete sui social network, perché più cresce il canale, più siamo tutti più contenti perché possiamo ritrovarci miliardi a scannarci nei commenti. Che bella questa prospettiva, che bella! E insomma, mi fareste un favore, sarei contento perché sto cercando un po' di rilanciare il canale e posso farlo solo grazie al vostro aiuto. Sto cercando di sedurvi con questo movimento di lingua. Forse riuscendoci a malapena, ma ad ogni modo non mi resta che salutarvi con il mio, questo sì che è veramente fantastico, con il mio SPADUSH!